niente, avevo questo capanno abusivo su un terreno verde vicino a casa mia. E allora ho detto, ma attacchiamoci un poster. E ci ho attaccato questo poster che avevo in casa del catasto Canindri del XVIII secolo. Quando a un certo momento, dentro, la prima volta, era venuto un mio amico e fa, oh beh, che bel poster, catasto Canindri. Te adesso sei Canindri e questo capanno si chiamerà catasto. E allora ha detto, bello, adesso sono Canindri. Poi gli altri hanno iniziato a chiamarmi Canindri, gli anda Canindri, da Canindri. Ogni tanto si veniva in questo catasto qui che mangiavamo, facevamo le mangiate, così. Mangiavamo le tagliatelle, le lasagne verdi, le erbe verdi, i pistacchi verdi. Poi cos'è che mangiavamo ancora? Delle, gli omini verdi, le unghie, dei denti verdi. Così, quando a un certo momento, pum! Una gran soffiata verde, e allora dopo sono venuti e ci hanno sequestrato il catasto e l'abbiamo dovuto togliere. E allora adesso mi è rimasto il nome Canindri. Poi un altro giorno avevo dei muratori in una casa di fianco a casa, un po' del sud Italia, diciamo, no? E allora uno fa, Arturo, 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 portami su quella mastella di cemento. E il mio amico, che è sempre lo stesso amico che è del Canindri, mi fa, adesso sei te Arturo. Ed è così, da quella volta io sono diventato Arturo Canindri. Che botta verde. Pum! Ciao.